Per che cosa verrà ricordata la notte della Taranta 2010? Per la straordinarietà dal punto di vista umano del maestro concertatore, per la sua genialità artistica e per aver saputo coniugare i ritmi più arcaici, quelli dell'Africa più profonda, con quelli antichi ma più recenti del tamburello salentino. Io credo che questo sia il tratto di una esperienza che ormai è diventata un pezzo di economia sana di questo territorio. Ovviamente tantissima la gente che ha voluto partecipare anche quest'anno. Ma la questura parla di 130.000 persone, ho appena sentito i dati della questura, io penso che c'è qualche unità in più.